Mentre il mondo next gen, affamato di una qualsiasi brezza di novità, aspetta con impazienza 9P, Capcom fa quello che gli riesce meglio, sfornare l'ennesimo remake di Resident Evil 4. Salve popolo giocante, ci troviamo dinanzi a Sua Maestà Resident Evil 4 in questo remake targato 2023 e mosso da uno dei motori grafici che più amo, il Re-Engine. E complimenti per la fantasia. Il motore proprietario Capcom creato per Resident Evil 7 risulta uno dei più scalabili di sempre e riesce a regalare prestazioni elevatissime su PC e su console. Fa della fotogrammetria uno dei suoi punti di forza, ovvero quella tecnica grazie alla quale si riescono ad avere modelli 3D fotorealistici partendo da una loro scansione 3D. Altri cavalli di battaglia del motore sono la luce e l'illuminazione globale, decisamente realistiche con gli effetti volumetrici. Su PC, ovviamente, la situazione è molto distante dalla controparte console. Le impostazioni grafiche sono tantissime. Si va dalla scelta dell'attivazione del ray tracing alla quantità di memoria da usare per le texture, come impostare l'anti-aliasing, le riflessioni, i capelli e il displacement delle geometrie. Tutto questo vi sarà conteggiato in base alla disponibilità della memoria della vostra scheda video. Per avere tutto al massimo, ad esempio, vi serviranno almeno 12 giga. Ma su, chi è che ormai in casa non ha una 4080? La versione che ho avuto il piacere di testare è quella per Xbox Series X e mai mi sarei aspettato così tanti problemi legati al texturing. Ma andiamo con ordine. L'analisi si dividerà, come sempre, in tre parti. Mi soffermerò sulla modellazione 3D, sul texturing e l'illuminazione, attribuendo dei voti per ognuna di queste sezioni. Ma iniziamo subito! Capcom tratta i suoi gioielli come un cesellatore e le sue creazioni. Ogni poligono di questo gioco è messo al posto giusto ed i modelli 3D, come detto prima, grazie alla fotogrammetria, sono estremamente realistici. Il team di designer, in particolare per i Resident Evil, ci regala sempre location piene di dettagli maniacali. Il 3D degli interni, dei ruderi e delle baracche tracima di oggetti di scena e Capcom qui è un artista del setting. Gli esterni, invece, grazie a Speed 3, toolkit in aiuto dei motori grafici per la modellazione della vegetazione, sono stracolmi di piante, alberi, cespugli, foglie e rami. Il terreno è modellato al millimetro e la sensazione è che i designer abbiano agito come dei sapienti ebanisti, tutto completamente a mano e cesello. La scelta dei colori, la palette cromatica non stonano mai e vanno sempre a braccetto. Tutti gli assets sono ben modellati, l'uso della fotogrammetria è arte di Capcom. La realizzazione del 3D dei capelli e poi la ciliegina sulla torta. Davvero complimenti. Voto! Wow, è Cartist! Il logo Quixel Megascan campeggia fiero una volta avviato il gioco, ma purtroppo su console la situazione è tragica. Come dicevo prima, su PC si può impostare quanta memoria grafica allocare per le texture video, arrivando addirittura fino a 8 GB. Quixel è un team indipendente che ha costruito una libreria di texture fotorealistiche scansionando qualsiasi cosa in giro per il mondo. Ad oggi tutte le produzioni di un certo livello usano questa libreria. Sapendo ciò, mi aspettavo che su Xbox la situazione non fosse così tragica come state vedendo. Speravo che i famosi 10 GB di RAM da dedicare ai giochi avrebbero fatto la differenza. Le immagini che state osservando sono abbastanza eloquenti e non serve aggiungere altro. La risoluzione delle texture è davvero insufficiente e basta avvicinarsi neanche più di tanto per capire quanto la situazione sia disastrosa. Ci sono come sempre degli alti e dei bassi, ad esempio l'effetto rugosità risulta buono e, a patto di non soffermarsi troppo, il colpo d'occhio generale è ottimo, ma nei luoghi chiusi non può non notarsi quanto il lavoro del team di Quixel sia stato buttato alle ortiche. La situazione peggiora tantissimo per gli assets come casse ed oggetti di scena. Davvero vedere certe cose mi ha portato ai tempi della GameCube.
Mi sa che qualcosa della tanto rinomata fotogrammetria del Re Engine sia andata storta. Risulta palese che si sia scelto di privilegiare delle mappe su altre. Il cappotto di Leon è credibile e la texture effetto pelle è molto efficace. Le texture del terreno sono buone e ben scalate, ma come detto prima ci sono degli alti e dei bassi. In modalità risoluzione, ovvero con il ray tracing attivo, le riflessioni pare siano in tempo reale, anche se onestamente sul mio cammino ho incontrato pochi materiali riflettenti. Sulla superficie dell'acqua, per fare un esempio, non si vede il riflesso del personaggio, come neanche nei vetri delle case. Cosa molto curiosa, una volta con i piedi nelle pozzanghere si nota una screen space reflection del personaggio, piazzata in modo piuttosto strategico per simulare il riflesso di Leon. Voto! Guaglio, ma capito combinato? C'è chi giurerebbe di aver visto differenze per quanto riguarda l'illuminazione globale tra la modalità risoluzione con ray tracing e la modalità frame rate. Io no. Che sia una global illumination precalcolata o meno fa poca differenza perché il tutto funziona benissimo. Per me precalcolata, ma qui lo dico e qui lo nego. A mio parere il Ray Engine è spaventoso per quanto riguarda l'illuminazione generale della scena, sia su nuova che su vecchia generazione. Gli effetti di volume light, i raggi solari che si fanno strada tra i rami intricati, uniti alla sempre azzeccatissima palette cromatica, rendono questo remake un piacere per gli occhi. Il Ray Engine è formidabile ed anche se non brilla per ambient occlusion, ovvero quella caratteristica della luce di attenuarsi negli spazi occlusi, regala delle vedute d'insieme davvero mozzafiato. Ci sono però delle sporcature abbastanza palesi. Le ombre castate dalla skylight non sono il massimo quando ci si trova all'esterno e addirittura scompaiono completamente una volta entrati dentro le varie strutture del villaggio. Qui le ombre degli oggetti all'interno delle casupole sono precalcolate e lo possiamo tranquillamente vedere dal momento che l'ombra del personaggio è completamente assente. Le poche luci dinamiche invece funzionano abbastanza bene e proiettano ombre in tempo reale sia del personaggio che del contesto. Fatta eccezione per il faro che i sviluppatori hanno piazzato dentro il camino. Questo dovrebbe simulare la flebile fiamma del fuoco ed invece illumina Leon come se si trovasse su di un palcoscenico di Broadway. Mi è piaciuta molto invece la luce ed il comportamento della torcia, anch'essa dinamica grazie alla quale si mette in risalto il fantastico lavoro di modellazione 3D degli sviluppatori. Le ombre proiettate dagli oggetti regalano giochi di luce capaci di rendere il nostro cammino ancora più macabro ed inquietante. Nel villaggio ho potuto poi apprezzare la fantastica Sunlight del Ray Engine, che, lo ripeto ancora una volta, è uno dei motori grafici più interessanti prodotti negli ultimi anni. Voto! Ma chi alla fine è un buon uaglione? Bene, popolo giocante, visto che non ho altro da aggiungere, vi lascio ai pensieri cinici e disfattisti del mio anziano socio. Allora, questa è una mia personalissima, non opinione, ma impressione, ecco, sensazione, dopo aver giocato la demo di Resident Evil 4 Remake. E vorrei raccontarvela proprio con una metafora, e l'ho pensata così. Cioè, avete presente quando dovete fare la cacca fuori casa? E tutto ciò che sperate è che questa non sia una cacca molle, che sporca, appiccicosa, no? Perché magari non avete l'opportunità di farvi un bidet, e quindi sperate di fare quella cacca quasi semisolida, pulita, che non macchi, e invece puntualmente la cacca viene fuori molle, che state lì a pulirvi con chilometri di carta igienica, no, non va mai via, avete paura che si senta l'odore, non avete la possibilità di sciacquarvi. Ecco, è la sensazione che mi ha dato la demo di Resident Evil 4 Remake.